Buongiorno carissimi amici, ci ritroviamo oggi per una breve lettura intuitiva, una breve lettura intuitiva per il weekend, il tuo weekend. La lettura è già stata fatta in francese, però per voi cambia, così sentivo e così facciamo. Allora vediamo qual è il messaggio che deve arrivare a qualcuno di voi. Voi sapete che queste letture sono comunque generali e non sono per tutti, quindi se nulla risuona con voi, lasciate. Allora il tuo weekend. Allora, sapendo anche che è energia, quello che verrà fuori potrebbe essere un qualcosa che è già successo 2-3 giorni fa, magari che accadrà questo weekend o anche dopo il weekend. Energia può variare di qualche giorno, ok? Allora, vediamo per cominciare subito un messaggio per voi. Ok, qua abbiamo il mago, quindi qualcuno che sta battendo, sta costruendo un qualcosa. Un qualcuno che ha tante capacità, un qualcuno che veramente vuole costruire sul professionale, sentimentale, poco importa, un qualcosa di importante, di molto preciso e soprattutto con delle basi molto solide. Ci sono le competenze, ne avete le risorse, la possibilità, quindi un qualcuno che sta costruendo un qualcosa. Può essere anche semplicemente comunque questa energia di un nuovo inizio, una nuova relazione sentimentale, un nuovo inizio altrove, un nuovo lavoro, quindi c'è un qualcosa di nuovo, ok? Ma qualcosa che state costruendo perché la capacità ce l'avete. Ok, allora vediamo subito un po'. Allora, adesso un messaggio per l'apertura, l'energia veramente di apertura. C'è comunque questa nozione di novità, di voler costruire. Allora, cosa ci abbiamo con il mago? Con il mago, cosa ci abbiamo? Ce ne abbiamo due, prendiamole tutte e due. Ecco qua, essere interi e il sole interiore. Qua mi si parla veramente di un qualcosa che volete costruire, poi adattate comunque al progetto, essendo comunque interi, integri, ok? Veri, insomma, senza, con una grande freschezza proprio, con una grande chiarezza. È veramente comunque una riuscita. Allora, se si parla comunque di professionale o relazionale, c'è un qualcosa che volete costruire, ok? Probabilmente qui c'è un qualcosa che pensate già da un po' di tempo. Sposarsi, andare a vivere altrove, non lo so, può essere di tutto. E siete veramente interi, senza menzogna, senza zona d'ombra, come si dire. C'è un progetto che avete e siete veramente puliti, insomma, costruendo questo progetto. C'è veramente una grande forza interiore qui, una grande chiarezza per quello che si vuole, e state costruendo anche a sacrifici, magari sorpassando delle difficoltà, ma state costruendo un qualcosa, o lo volete costruire, comunque vi riuscirà. Quindi non fermatevi, perché comunque è molto positivo quello che state per mettere su, ma può essere semplicemente voler cercare un lavoro altrove, quindi trasferirsi, ci riuscirete. Qua c'è un qualcuno che sta costruendo un qualcosa, e questo qualcosa, carissimi amici, ce l'avete proprio in voi. Siete veri, siete puri, siete integri, siete interi. Quindi il fatto di essere interi vi permetterà veramente di riuscire. Lo sapete con chiarezza quello che volete e ci riuscirete. Vediamo però comunque il messaggio. In energia centrale qua ci ho avuto la grande pretressa, però testa in giù. Allora, qua mi si parla sicuramente di non dire tutto agli altri, non svelare agli altri quello che desiderate, quello che state costruendo. Perché? Semplicemente perché ve ne volete proteggere, e semplicemente perché non avete veramente fiducia negli altri, ok? Però c'è anche la nozione di non ascoltarsi. Adesso capiamo subito perché. È possibile che quello che state costruendo, magari volete chiedere la mano alla compagna, sposarvi, state comprando una casa, non state a dire nulla perché siete puri, voi sapete quello che volete, però sapete che magari non potete fare davvero fiducia agli altri, e quindi per evitare che vi mandano in aria questo progetto, per il momento non dite nulla, vi tenete questo segreto, non ascoltate gli altri, e magari anche se c'è questa vocina che vi dice ma dillo, ti possono aiutare, non lo fate. E infatti eccolo qua,
C'è un qualcosa di nuovo, avete una nuova idea, voi state pianificando un qualcosa, probabilmente un partenariato, probabilmente ecco, un trasloco, ci sono comunque delle firme ufficiali, qualcosa di nuovo per voi e voi lo state costruendo voi, quindi potrebbe essere voi che vi mettete a conto vostro, voi che avete intenzione di aggrandirvi, che avete intenzione di fare un qualcosa, la datate a qualunque tipo comunque di situazione e relazione. Andate avanti, voi state battendo, costruendo, quindi non dite nulla, siete integri, siete veramente sinceri con voi stessi, ma gli altri fate astrazione. C'è un qualcosa che volete e lo state andando veramente a cercare con passi sicuri. L'imperatore, carissimi amici, no, qua c'è, cioè, no, nel senso che c'è veramente tanta, tanta, tanta voglia di riuscire a un qualcosa, molta organizzazione, una struttura, una disciplina da leadership. Veramente una persona sicura di sé, una persona che è molto sicura di sé, che sta azionando, che ha il senso degli affari, comunque che è molto determinato, rispetta questo qualcosa che sta costruendo e quindi lo fa da solo, da sola, ok? Non dice nulla a nessuno e sta battendo il suo impero. Quindi può essere anche una relazione, eh? Io vi parlo così, ma voi la datate, c'è un qualcosa che desiderate, non dite nulla, ma questa cosa la state proprio lavorando voi, come quando si fa il pane, siete voi che fate l'impasto dalla A alla Z e quello che poi mangerete sarà frutto del vostro lavoro, insomma, una grande soddisfazione, però non dite nulla, perché per il momento non volete condividere. Tante paure di un qualcosa, che magari le persone poi ecco, tradiscono, dicono, fanno, eccetera. Qua c'è un qualcosa che state lavorando già da un po' di tempo, che vi trotta in testa, che desiderate per realizzare un qualcosa nella vostra vita. La state costruendo, perché l'imperatore con il mago qui, il butler, è un qualcosa di magico, carissimi amici. Quella carta lì, questa piccolina qua, vi dice. Gioco, questo è il mio diritto, e il mio cammino è tissato di agilità e di astuzia. Quando il gioco mi domina, incontro dell'esitazione. Quando sono io che domino il gioco, mi permette di fare sempre il primo passo dalla direzione giusta. Quindi ecco perché voi non parlate, per non farvi dominare, perché le cose non vengono sviate dal vostro cammino, dall'intenzione che avete. Siete voi che dominate il gioco, perché quante volte siete voi a dominare e lo dominate, perché l'imperatore è un qualcuno di molto rispettoso e che si fa rispettare, di autoritario, disciplinato, strutturale, veramente. Fate sempre quel passo che vi fa avanzare nel vostro progetto. Molto bello, mi piace, molta positività. Che sia sentimentale, lavorativo, poco importa, bellissimo. Siete anche protetti dal vostro angelo custode, carissimi amici, quindi approfittatene perché c'è una grande benedizione per voi, per quello che desiderate. Ok, bene, può essere un defunto, eh? Benissimo, siete protetti, benissimo. State pianificando, disegnate, scrivete, mettete nero su bianco, pianificate un qualcosa. Ma l'abbiamo già visto con il mago e con l'imperatore, state costruendo un qualcosa, lo visionate anche al futuro. Quindi questi piani vi stanno permettendo di costruire un qualcosa, di battere. Visualizzate il futuro, prendete le decisioni in conseguenza, senza dire nulla a nessuno, e state costruendo. Cosa abbiamo sull'imperatore? Legalità. La carta dell'legalità qua mi si dice semplicemente che voi avete trovato l'equilibrio, ok? Siete nell'accettazione di quello che desiderate, avete deciso in piena coscienza che quello che fate lo fate da solo, ok? Non ne parlate a nessuno. E siete vera, io questo è quello che sento qua. Questa egalità è il vostro equilibrio. Siete veramente in perfetta simbiosi con quello che desiderate e lo fate in piena coscienza. E vi riuscirà, carissimi amici, vi riuscirà.
L'amore. Quindi per qualcuno potrebbe essere veramente un progetto che vi tiene a cuore, che amate, un desiderio che avevate da bambino, uomo o donna che siete, o legato semplicemente proprio al sentimentale. Costruirsi questa casa dei propri sogni per potersi sposare, mettere su famiglia, coronare il proprio sogno d'amore, fare, come dire, una grande sorpresa alla vostra metà. Comunque c'è tanto amore qua, quindi si fanno comunque sacrifici, ma lo fate nel nome dell'amore o per l'amore per voi stessi. Comunque qualcosa che vi tiene veramente a cuore e ci state riuscendo, ci riuscirete, siete veramente integri con voi stessi. Certo che non condividete con nessuno, magari solo con le persone più vicine, però c'è veramente questa intenzione di non far saltare i piani che avete, perché state costruendo qualcosa, forse avete già cominciato per qualcuno. Magari qualcuno ci trottola in testa e qualcuno può arrivare tra qualche giorno. Siamo energia, si smuove. Ma pianificate un qualcosa che è molto importante per voi. Può essere semplicemente costruire una relazione, ancora una volta, poi adattate. Ma ci riuscirete, avete questa protezione, c'è veramente questa grande forza solare in voi, una grande chiarezza di quello che volete e ci state, ce la state mettendo tutta per farlo e ci riuscirete. Carissimi amici, buon weekend a voi, io vi ringrazio per gli abbonamenti, le condivisioni, i pollicini, benvenuti ai nuovi abbonati e vi auguro veramente un buon weekend. Ciao!